Ancora una volta insieme. Ancora? Ancora una volta. Ci tocca, uscito questo disco, allora saremo sempre adesso insieme. Questa volta ci toccherà condividere un po' di confidenze con il nostro pubblico. Dare qualche giustificazione, qualche spiegazione, qualche motivazione in più. Poco tempo fa, in questo periodo molto difficile, è uscito il nostro disco dedicato al grande compositore italiano Mauro Giuliani. Io potrei dire padre di bel canto italiano alla fine, perché un precursore di grandi bel cantisti come Bellini, Donizetti, Rossini, assolutamente si sente questo fraseggio di bel legato, di bel, diciamo, un grande melodista. Esatto, esatto. Un vulcano, una mente in fuga in avanti. Sì. Basta pensare che andò via anche dall'Italia per raggiungere Vienna, no? E provò a tirarsi dietro la famiglia, aveva un solo figlio con la moglie, ma poi questo matrimonio, come sappiamo tutti, finì molto presto. Ma era troppo suscettibile, troppo influenzato in questa ricerca rispetto all'uomo. Non era un uomo del suo tempo. Di sicuro no, non hanno anticipato tempi. È stato grande, diciamo, precursore di linea vocale, di grande melodista. Ha messo grande, diciamo, grande sfida per cantanti, non sono facili, né ariette né cavatine, ancora meno cavatine, che sono virtuosistiche, sono in tessitura, diciamo, centrale, però con vari acuti improvvisamente che arrivano, ci sono colorature nelle cavatine. A livello chitarristico è molto, molto interessante. Sì, a livello chitarristico anche qui è stata una cosa molto interessante. Tornare indietro ad una riflessione del tempo di studi, dell'adolescenza, già che mi sono chiesto come mai il più grande chitarrista, André Segovia, quando abbia fatto il pensiero di curare la diteggiatura di alcuni studi, è andato a preferire Fernando Sor. E qui non abbia preferito Giuliani, che allora anche mi attraeva. E questo perché, tutto sommato, a considerare gli studi di Sor, si può apprezzare la complessità, la maggior ricchezza melodica. Ma dico, forse ha vinto, poi si capisce, crescendo come strumentista, si capisce il perché abbia omesso una considerazione. Del resto Segovia preferiva dedicarsi in quel momento a un metodo didattico di studio, e quindi pensava che la linea melodica fosse inferiore a quella di Giuliani, perché forse aveva ignorato che qui la chitarra non sta da sola, il canto lo fa la voce. Esatto, qua siamo insieme, qua creiamo un team. La chitarra non è solo accompagnamento qua, diciamo, qua facciamo un dialogo, una conversazione. La chitarra, qua molto spesso ci sono questi motivi in polifonia praticamente, mentre linea vocale, poi la raddoppia linea chitarristica, siamo insieme assolutamente. Qua chitarra non potrebbe esistere senza la voce e viceversa, per questo sì, una grande, grande cosa. Ci sono certi compositori già più avanti, ad esempio Bellini, ovviamente dice proprio, anche se ci sono bellissime arie, non so, di Castaliva, della Norma, dice proprio accompagnamento, accompagnamento che chiamiamo accompagnamento chitarristico, semplice, anche che è eseguito da arpa. Invece qua veramente sono complesse, è due strumenti. È una vera scoperta, a pensare che l'accompagnamento è concepito come scrittura per pianoforte e per chitarra. Ma non è proprio la stessa cosa, vengono fuori due brani assolutamente diversi. Certo. Ecco, quindi questa... E qua la più grande difficoltà è stata respirazione, dobbiamo respirare insieme. Nella voce cosa fondamentale è il respiro, se non c'è fiato non c'è la vita e non c'è l'arte. E qua dovevamo veramente trovare tempi giusti per creare queste frasi, perché sono frasi ogni tanto infinite, dove non c'è spazio di prendere fiato. Anche da Mozart succedeva ogni tanto così, che c'è, non so, unica parola, infinita, amore, che bisogna su unico fiato sostenere, e qua dovevamo trovare tempi giusti, e veramente Amadeo è stato intelligente trovare tempi giusti, e ci siamo ascoltati reciprocamente, abbiamo lavorato insieme. Mi mancava, no, queste pagine chitarristiche che interpretavo, però mancava il nervo, mancava la voce, no? Esatto. Che di per sé possono sembrare, agli occhi di una persona poco esperta di Giuliani, possono sembrare delle letture facili da eseguire. Assolutamente no. Ma è una melodica facile da seguire. No, ma la musica di Mozart sembra facile, sono tonalità facili, però sono musica. No? Se apriamo le ariette, la prima arietta a cui ci siamo dedicati, perché poi abbiamo voluto rispettare l'ordine
che lo stesso Giuliani aveva dato, la numerazione che lo stesso Giuliani aveva dato. Mm-hmm. Siamo felici perché abbiamo eseguito opera completa di Giuliani, ovviamente sei ariette e sei cavatine di Mauro Giuliani, con cronologia giusta, con opus giusto. Allora, possiamo eseguire una di... Ecco, proprio, è stata una scoperta dove ci siamo condotti per mano, reciprocamente per mano. Esatto. Quindi possiamo confidare al nostro pubblico le impressioni, rispettando proprio quelle che fosse quello che è stato l'ordine didascalico. Esatto, è stata proprio così, prima. Questo è uno studio che abbiamo registrato proprio in estate, durante la bella stagione, no? E il titolo è una promessa, una garanzia, Umbria Mene, amiche piante. Quindi... C'è bellissimo legato, però alla fine, guardando già prima frase, ombre a me ne amiche piante, bisogna fare tutto su unico fiato. Queste sono le difficoltà di Giuliani, ma anche la bellezza che infatti è bravura di chitarrista che deve, diciamo, seguire con fiati giusti, dobbiamo respirare insieme. Il chitarrista è sedotto dal tuo bel canto. E viceversa, siamo qua insieme che creiamo questa... Per questi studi di Giuliani la voce è come il canto per Ulisse, il canto delle sirene. Perché il chitarrista si sente venir meno, sente che gli manca qualcosa nell'interpretazione strumentale. E poi quando incontra la voce con questo andante espressivo, così come scrive Giuliani, quando incontra il canto, la pagina chitarristica è completa. E qua ci ispiriamo reciprocamente, perché anche a livello dinamico, io se comincio pianissimo, automaticamente il chitarrista deve essere suonare pianissimo, dove do di più, più suono, vado su fortissimo, crescendo, anche il chitarrista deve seguire, e viceversa, spesso, ad esempio con l'introduzione, sono stata ispirata da dinamiche diverse. E poi, ma si sente una diversità, proprio un'osmosi, quasi a immaginare che Giuliani in questo suo soggiorno viennese, no? Abbia fatto una scoperta quasi ogni mese, scopriva forse nuove conoscenze, nuove sonorità, nuove influenze. Esatto, si perché sente queste proprio... ariette sono una diversa dall'altra. Esatto, in alcune ariette io sento anche grande influenza di barocco, di grande Pergolesi, proprio sento questo presagio barocco, allora sicuramente c'è la ispirazione di grandi compositori napoletani di periodo barocco. Ma sento anche, diciamo, influenze di Mozart, spesso nella linea di porgere la voce, di portare la voce avanti. Spesso queste colorature, che ad esempio quale aria? Di Due belle anime, ad esempio. Proprio lì c'è ispirazione anche mozartiana, di sicuro. Sì, qui faccio un salto pazzesco, ma quando mi parli di Due belle anime mi viene da pensare al grande Beethoven insieme a Giuliani. Basti pensare che Beethoven era sempre presente ai concerti di Mauro Giuliani. Ecco, e ho detto tutto. È chiaro era, tutto. Era una grande presenza costante nei concerti degli altri. Ma Beethoven adorava ed era presenza fissa. È entrato nella storia per sempre. Allora, perché era grande melodista. E sicuramente Giuliani è conosciuto per concerti per chitarra classica e orchestra, conosciuto per brani virtuosistiche per chitarra solo. Invece queste ariette sono poco eseguite. Io le ho eseguite qualche volta in America durante tournée, e lì sono americani conoscono più, diciamo, la nostra cultura europea che noi europei, questo dovrebbe farci pensare. Per questo volevamo dare omaggio al grande Giuliani, che è un grande compositore. Vogliamo valorizzare questa musica. Quasi una musica di avanguardia, perdonami, poi fa delle cose che ritroviamo nelle pagine musicali, sinfoniche, anche 100 anni più tardi. Esatto, molto spesso ci sono dissonanze, in alcune ariette, anche cavatine specialmente,
ho trovato qualche bella sorpresa di qualche dissonanza che non mi aspettavo sì. proprio. La mia testa e voce voleva portarmi d'altra parte, invece devo fare semitone, ad esempio, che era scomodo, devo pensare molto sì, di mantenere giusta, sì, diciamo... No, per paura di sbagliare, sì, quasi tessitura. Si aspetta delle coloriture, e invece poi incontra vere e proprie dissonanze. Esatto, esatto. È una sorpresa, E poi alcune ariete hanno forma evolutiva che si sviluppa sempre, alcune invece hanno questa forma ABA classica che è ripetitiva, diciamo. Ma sono molto interessanti da scoprire di sicuro, da cantare sia per soprani che per alcuni tenori, perché hanno tessitura proprio... No, diciamo abbastanza acuta, però serve anche per la zona centrale, che spesso diciamo, soffrite da compositore. E poi è stata anche una pensata geniale quella di far seguire queste splendide melodie, di farle accompagnare dalle poesie di Metastasio. Oh, di grande Metastasio, sì, quel testo sì. poeticamente valoroso, era un rischio provare a musicarlo. Per non guastarsi. Certamente, il grande Metastasio, che grandi, diciamo, compositori dell'opera hanno spesso collaborato con grande Metastasio, invece qua abbiamo solo arie che non fanno parte di opera completa, sì, sono arie, sì. ciclo di ariette, ciclo di cavatine. Ho notato che anche nelle partiture ci sono tantissimi suggerimenti stilistici. Del maestro che si preoccupa in qualche certo, modo, certo, dinamica che suggerisce, che sì, suggerisce spesso tempi ad esempio che sono correlativi, non so, qua c'è maestosa, allora ci dà già qualche carattere, non solo tempo ma anche carattere, vero? Sì. Ci sono, sì, vari trilli che aggiunge, ci sono, sì, spesso dinamica, allora questo è un bel suggerimento che dopo dobbiamo noi mettere nella nostra testa. È un provocatore, un grandissimo provocatore. Sicuro. E qui poi nelle confessioni si trovano tante trascrizioni diverse, ma insomma, adesso saltiamo alle cavatine, no? Sì, sì. Che ce n'è una in particolare che dopo tanto meditare abbiamo pensato bene di accompagnare a un videoclip girato al mare, no? Perché questa cavatina che appunto dove il maestro suggerisce è moderato, ma in cui la ritmica melodica invece è davvero è mossa, o meglio, agitata come il mare, perché il tema è melanconico. Esatto, sto parlando esatto. della famosa Alle mie tante lacrime. Quindi c'è il pianto, c'è esatto. il pianto e quindi un genio, no? La lotta del bene e del male in Giuliani. Come può essere moderato se qui cantiamo alle mie tante lacrime? Quindi c'è dolore, c'è dramma e quindi bisogna sapere interpretare. Ecco, noi abbiamo fatto questo lavoro di esegesi, andare fino in fondo, no? Perché esatto, sarà sbagliato qui moderato. E alla fine ci siamo convinti che questo moto ondoso quasi esatto, della melodia... Esatto, perché poi ci sono queste lacrime che sono nel movimento facciamo della chitarra. Accendiamo sì, questa qualche... Sì, e la voce invece quasi da mezzo soprano, tutta tessitura abbastanza centrale, per non dare troppa drammaticità all'inizio, per dare questo stato intimo di personaggio. C'è grande teatralità. Accendo allora. Spesso testo che bisogna cercare proprio dinamiche diverse. Prima volta ad esempio abbiamo fatto mezzo forte, poi abbiamo cercato di fare eco piano. Bisogna cercare questi piccoli colori che sono fondamentali in questa musica. Non deve essere tutto monotono, perché questi testi spesso sono molto ripetitivi, certe frasi si ripetono, bisogna cercare proprio colori dinamici, questo è fondamentale qua.
un lavoro proprio di esigenze, sì, e di responsabilità, perché poi, esatto, restituire un artista con cui non hai più possibilità, a cui non hai più possibilità di chiedere: maestro, ma sto facendo bene? Esatto. Maestro, ma sto sbagliando? Quindi sì, però, tutto... non si dorme la notte. Esatto. Forse mi viene in sogno Giuliani e mi dice che si rivolta nella tomba e che cosa. Esatto, esatto. Ci hai lasciato grande libertà da una parte interpretativa. Veramente qua si può cercare tantissimo. Abbiamo cercato di dare per ogni arietta, ogni cavatina, qualcosa di diverso, carattere diverso a livello musicale, a livello interpretativo, a livello di colori. Cioè, abbiamo cercato, non so, quando vedo tessitura molto bassa, sento drammaticità, cerco di cantare con la voce più scura. Ogni tanto brani tipo, non so, confuso, smarrito, con un po' leggermente ironico, con la voce più, diciamo, ironica. Cerchiamo diversi colori, anche la chitarra, stessa maniera. Bassa responsabilità, ma perché poi ci si rende conto che della grande tecnica posseduta da Giuliani. Perché a volte la partitura sembra misera come contenuto e quantità di note, ma poi invece si tratta di considerare che il suono va tutto legato. Ci sono delle note che devono durare molto di più di quello che è scritto, certo, perché non ci deve essere nessun buco. E quindi questa difficoltà enorme di eseguire i brani lentamente e di eseguire i legati, questo rende difficile. E i legati sono difficilissimi, infatti. Perché quando si corre, e allora per forza è legato. Certo che sì, ma nel piano è la stessa cosa nella voce. Si va piano. Sì, quando abbiamo... Però il suono deve durare. Esatto. E come fare? Abbiamo una chitarra in mano, non abbiamo un piano. Certo, cioè, deve essere precisione di come questo legato. Come possiamo legare? Questo è uno strumento limitatissimo, la nicchia, legato, il range, sì, è così stretto qui, esatto, è tutto stretto di possibilità. Come legare? Infatti invece hai legato benissimo, c'è questo stupendo legato, so, perché quasi tutti i brani hanno splendido legato, intanto capita qualche staccato, ma sono pochissimi, la maggior parte c'è legato e continuo. Stessa cosa nella voce, ci sono queste frasi infinite con grande legato, che non è facile, diciamo, perché sarebbe più facile, non so, prendersi bel fiato, invece non si può prendere fiato in mezzo alla parola, la parola fondamentale è recitare cantando, allora... questa difficoltà tecnica, però significa che Giuliani conosceva anche strumento vocale, che non era così ovvio per, diciamo, un compositore che scriveva soprattutto per la chitarra e per l'orchestra, però capiva molto bene, perché sento comodità, mette giuste vocali su giusti posti, ad esempio su acuto mi sempre mette rotondo A, O, non mi mette I, schiacciato I. No, grande intelligenza proprio, conoscenza della tecnica. Ed era anche in buona compagnia, molto spesso. Incontrava Paganini, trovava con i geni del suo tempo, con la differenza che lui riusciva però a fare delle accelerazioni in avanti. C'era ispirazione tra loro. Oltre che essere musicista, lui era anche, cioè, oltre che di essere compositore, era anche esecutore. Questo è anche importante. Non tutti i compositori erano esecutori, cioè, questo gli dava certa forza, conoscenza tecnica proprio dello strumento. E anche questa necessità di accompagnare il bel canto, non offendendo le rare melodie che sviluppa la voce, anche questo mi ha portato ad una scelta, ad una rigida ricerca dello strumento col quale eseguire, esatto, ed accompagnare, già che si trattava anche di capire di quali sonorità disponesse Giuliani al tempo in cui... Infatti bisogna fare la ricerca musicologica per... Anche questo è uno strumento della profondità, della gravità di alcuni, esatto, bassi. Esatto, per dare drammaticità ogni tanto quando ci serve, profondità del suono. La gravità di alcuni bassi, esatto, che in quel momento della partitura deve essere quasi ricordare, sia pur da lontano, quella del forte piano. Esatto. Per questo certe, soprattutto cavatine, sono quasi romantiche, anche se siamo, diciamo, periodo di classicismo, però sentiamo un grande precursor di romanticismo, sentiamo questi accordi innovativi, armonie particolari, dissonanze che non sono così spesse, ad esempio da Mozart erano tonalità semplici, poche dissonanze, ovviamente erano altre difficoltà, tante colorature, tanta recitazione, teatralità, invece qua troviamo altro mondo, ma molto, molto interessante, valido, sicuro. Speriamo di non aver turbato il sonno del maestro con questa nostra speranza che andava comunque proposta all'attenzione del pubblico, andava comunque proposta una collezione che comprendesse le cavatine, le ariette,
più grande italiano che ha fatto parlare tutta Vienna di sé, nel momento in cui questa città non mancava di genio musicale, non mancava di tante stelle, eppure Giuliani ha saputo immediatamente distinguersi. Esatto, e poi il suo genio è questa, tra due virgolette, semplicità, che questa musica vedo che piace a grandi intellettuali che sanno analizzare partiture, invece anche persone che non hanno mai ascoltato musica di questo periodo di classicismo, perché è un grande melodista, allora ci sono queste bellissime melodie che piacciono, sono molto orecchiabili, bellissimi, sembrano un po' semplici, anche se non sono ovviamente semplici. Però questa sua grande forza, come opere di Mozart, ovviamente, se sentiamo Non so così fan tutte, Don Giovanni, sono splendide melodie, ovviamente, che possono piacere al vasto pubblico. Assolutamente, avremo la responsabilità di portare questo messaggio musicale un po' in giro per il mondo. In giro per il mondo, sì. Speriamo che troveremo delle nostre fatiche trovino un riscontro in questo senso, di incontrare altri musicisti che considerino la responsabilità di questo lavoro di ricerca, che in tutto sommato abbiamo... Esatto, è un lavoro musicologico in certo senso, perché questo tipo di lavoro da secoli non era più in uscita praticamente in Italia. Poi trovarlo tutto insieme significa anche cercare di pensare a una coerenza che l'opera deve avere, no? Cioè una raccolta discografica ovviamente non deve mai mancare il requisito della coerenza, no? Come esattamente. Nella filologia romanza si insegna. Esatto, quindi è così proprio. Sì, abbiamo fatto due cicli di Arietta e di Cavatine. Anche per questo è stato importante pensare ad una unica registrazione, esatto, con un solo strumento, esatto, che avesse un medesimo, esatto, timbro. E quindi poi potevamo forse reperire questa collezione, questo tipo di collezione, potevamo reperirla a livello discografico, andando a collezionare un brano o un altro brano eseguito da soprano diversi, da tanti da tanti chitarristi diversi, certo, e sarebbe stata anche quella una collezione magari notevole di brani, ma chissà, forse mancava di quella coerenza timbrica, di quell'intesa che si è venuta a creare. Quindi secondo me sì, sarà più anche severo, questo, necessariamente sicuramente, più severo. certo. Poi secondo me abbiamo trovato questi colori tra grande drammaticità e grande sentimentalismo, allora ci sono veramente, abbiamo cercato di dare proprio vari sentimenti, interpretare ogni arietta, ogni cavatina secondo il suo linguaggio musicale e testo in maniera diversa, secondo la nostra propria interpretazione. Anche il maestro Stefano Gerardi, maestro della fotografia, è stato direi piuttosto turbato da tutte queste brutte intenzioni che stiamo confessando, esatto, e che ha realizzato una copertina che anche risulta essere a suo modo anche quella una ricerca di linguaggio, volevamo, di comunicazione. Sì, volevamo presentare infatti queste bellissime foto ci ha fatto il maestro Stefano Gerardi, veramente ha avuto idea non comune, molto particolare, molto originale. Un po' anche rischiosa, però bisogna un po' rischiare per l'arte. È stato un concetto molto bello, che, simbolico, che rappresentava proprio queste note, questo cappello, questa barca che rappresenta... Si è divertito a piegare le partiture di Giuliani, delle fotocopie delle partiture di Giuliani, le ha piegate in modo tale da costruire una barchetta. Sì. E di metterla sul tuo capo. Sì, è stata una corona da una parte, ma per comunicare la musica ti fa navigare, ti porta in giro. Esatto, ti porta in giro per il mondo, esatto. Questo è molto simbolico, proprio che questa musica di Giuliani è assolutamente universale, sicuramente ci porta in giro per il mondo. Quindi stai navigando con le idee, stai navigando, continui a navigare, guarda la copertina, esatto, guarda non è mai finito. Poi questa musica è così interessante che ogni volta quando la interpretiamo, quando la cantiamo, suoniamo, la sentiamo in maniera diversa, ogni volta le nostre emozioni sono diverse, non si ripete mai niente. Non so, quando abbiamo registrato certe ariette 2 mesi fa, sentivamo un certo tipo di sentimento, adesso siamo cresciuti psicologicamente, sì, si sente... Aspettiamo altre cose, esatto, sentiamo questa musica diversamente, per questa grande forza di questa splendida musica.
E poi una cosa interessante, innovativa, abbiamo un altro grande maestro, maestro Giorgio Gerardi, che ci ha fatto, ci ha creato bellissimi video per ogni brano. Sì. Un video sì. praticamente che rappresenta ogni arietta, ogni cavatina. È una cosa credo innovativa perché nella musica classica, musica seria, praticamente non si usa questa abitudine di creare videoclip piuttosto di musica leggera. Anche qui grande responsabilità sempre del maestro Giorgio Gerardi, perché sì. interpretare poi il senso musicale, a prescindere dalla cultura musicale che uno abbia, ma poi cercare di capire con quale contesto di immagine, in quale location possa essere, vada ad esprimere esatto. meglio i sentimenti di quel canto, sì, esatto. è una grandissima responsabilità oggi in un certo. mondo come quello odierno, dove il linguaggio, la comunicazione è soprattutto visiva, no? È mm-hmm. un art visual la realtà. Esatto, che è fondamentale. Quindi, forse più importante ancora, quasi tutti certo. si aspettano di sentire della musica guardando, mm-hmm. non più solo ascoltando. Esatto, tutti i sensi sono proprio quindi, attivi, questo è importante, tutti i sensi, non dire? Solo udito ma anche tutti i sensi. Quindi anche qui, insomma, il rischio è grosso. di sicuro. È così. È interessante, sì sì. Così, una scoperta sicuramente. Abbiamo responsabilità, quindi anche non solo di Giuliani, anche di altre due persone che sono, che capito? Sicuramente. Chissà. A seguire. Sì, sì. Comunque questi videoclip sono stati rappresentati recentemente in televisioni nazionali, in televisione nazionale polacca. Parecchie volte abbiamo avuto ottime recensioni anche in giornali seri di musica classica. Allora siamo molto, molto felici, speriamo di andare bene avanti con recita appena sbloccheranno tutti i teatri e presentare questa splendida musica. Ringraziamo il nostro splendido pubblico. Grazie. E che dire, insomma. A presto, ci vediamo. A presto, ci incontriamo Ciao. Presto.